Presidente, oggi ci sarà Pep Guardiola a parlare di talento ai giovani cunesi. Sì, beh, oggi è una giornata speciale per Cuneo, oltre 3.500 ragazzi potranno dialogare con uno dei più grandi allenatori al mondo, Pep Guardiola. Siamo contenti, felici che abbia accettato il nostro invito, voglio ringraziare Massimo Mauro che è stato il nostro contatto. Oggi sarà una giornata unica perché poi si parlerà anche non solo di talento ma anche di beneficenza, perché la nostra fondazione insieme alla fondazione di Viali e Mauro e insieme alla fondazione di Guardiola andrà a fare anche un grande progetto in Spagna, quindi io penso che la solidarietà insieme al talento, che sono un po' le due parole chiave della nostra fondazione, oggi daranno qualcosa di speciale al nostro territorio. Un messaggio importante per le nuove generazioni che arriva proprio da grandi campioni, compresi anche i campioni locali, perché avremo delle rappresentanze importanti del nostro territorio. Sì, abbiamo tre giovani ragazze che sono un po' i nostri talenti in giro in tre settori diversi, la marcia, dalla marcia al calcio. Ma avremo tutti questi giovani, cioè i giovani devono capire che tutti abbiamo un talento, noi abbiamo aperto il rondo dei talenti proprio per far capire che tutti abbiamo un talento, non tutti possono diventare campioni ma tutti devono crederci, perché queste tre giovani ragazze e Pep Guardiola sono partite dal nulla e questo devono capire i nostri giovani, perché loro sono il nostro futuro, noi come fondazione ma come genitori crediamo in loro. Io sono un uomo di sport, ho un figlio che fa sport, quindi so quanti sacrifici bisogna fare, ma il sacrificio dello sport, e noi come fondazione siamo una delle poche fondazioni che hanno lo sport nel proprio settore di investimento, vuol dire anche crescere come persone. Lo sport ha quindi un valore educativo molto forte? Sì, ha un valore educativo fortissimo, ha un valore di inclusione, noi puntiamo anche sull'inclusione, e ha un valore di crescita, e quindi siamo felici come fondazione di avere nel nostro settore di investimento lo sport, siamo felici di poter far crescere questi giovani. È stato un letterale bagno di folla ad accogliere al palazzetto dello sport di Cuneo Pep Guardiola, ospite della Fondazione CRC, nell'ambito dell'evento Dialoghi sul Talento. Agli oltre 3.500 studenti della Granda presenti, l'allenatore del Manchester City ha parlato del gioco di squadra, dell'importanza dell'impegno e del valore dello sport come strumento di crescita personale e di inclusione sociale. Io ho sempre pensato che se non c'è un piccolissimo amore, un po' amore a quello che fai, a me dice no, vai a lavorare, io non ho sentito mai che vado a lavorare. C'è un lavoro che mi piace da piccolo, ne ho fatto della mia passione la mia forma di vita, il mio lavoro e basta. E poi ho avuto tante fortuna, non è perché volevo essere calciatore diventato. Nella vita ci sono tante cose che intervengono nel tuo cammino che avendo, sono cosciente di che avendo fatto lo stesso con un poco di sfortuna potreste non avere avuto la vita che ho avuto. Questo sono convintissimo di questo. Mister, talento e impegno, quale dei due deve essere predominante nello sport? È l'impegno. Si punta tanto sopra la furbizia, la cattiveria. Prima la gente buona, quel nonno, la nonna, quella persona buona, era quello che tutti volevamo essere. Adesso è una cosa come lasciate, no? Come adesso è buona persona, questo no. E alla fine si partiamo di qua e facciamo e diciamo sempre grazie, prego e tutte queste cose. Credo che uno tendrà, avrà successo, è una ridicolezza quello che dico, ma io credo che le buone persone, io non dico che lo sia, però le buone persone credo che alla fine hanno più possibilità, primero per sicuro saranno più felici, questo è sicuro, che alla fine quello che vogliamo è essere amati, essere felici, no? L'altro no. Educazione, applicazione. Tutto parte di qua. Oggi la grande società guarda i talenti dappertutto. Hanno scouting in Europa, in Sud America, in Asia, negli Stati Uniti. Oggi tutti stanno
preparatissime. Immagino oggi non devono nemmeno viaggiare oggi a vedere il talento, ci sono queste scouting database in italiano, database che clicchi e sai tutto di quel giocatore, quindi non lo so, mi piace in Italia ma allenare non lo so.